Salve amici, fratelli della congrega. Allora, propositi per il nuovo anno, a proposito di questo 2022 iniziato sotto i migliori auspici. Beh, qualcuno è ancora dedito alle offese, mi raccapriccia questo, i soliti capricci tardo adolescenziali che si riflettono in comportamenti facinorosi e da reprimere. Questi atteggiamenti sono tipici delle persone con le indoli, diciamo, depressive, tendenti alla depressione, che cercano di abbattere il prossimo, di sopprimere i suoi slanci vitali, il suo vigore, cercano di affievolire il suo ardore. Ma io sono cantore, mi do anche alle esibizioni canore. E questi metodi repressivi, castigare anche il mio incarnarmi nel folklore, essere folcloristico, pagliacesco, bamboccesco, eterno adolescente, non incosciente come questi qua, oramai putrescenti. Dicevo, è uscita la mia recensione di Shining, il mio capo redattore immediatamente mi ha contattato riferendomi. Io ho delle grandi referenze che uscirà, anzi già uscito forse, il Blu-ray e la versione 4K di Mulholland Drive, che io già recensì oramai 3 anni fa, e ci sarà una sorta di presentazione poi fino all'ultimo respiro di Jean-Luc Godard, da non confondere con Jean-Claude Van Damme. Io fui fanatico, non solo falotico, di Jean-Claude, di Kickboxer, di Bloodsport senza esclusione di colpi, di Lionheart, scommessa vincente. Allora, questi stanno disturbando, vedete la gente. Ora, lasciatemi bere. Sorseggiare le mie amarezze, le vostre tristezze. Dovete digerire e deglutire il vostro starnutire offese, stomachevoli. Io posso apparirvi vomitevole, ma siete le schifezze. Un altro mi dice: dedita la tua famiglia al parassitismo. A parte che parassitarietà forse sarebbe meglio utilizzare questa espressione, beh, i miei hanno sempre lavorato duro, 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 anche perché mi hanno permesso la libertà totale che voleva alcune persone, diciamo, per appunto reprimere, castigare e internare, asfissiare. Si muore dal freddo, si può morire di raffreddore o di mancanza d'amore. Persone anaffettive, prive di cuore. E dicevo, mentre solfeggio, le mie melanconie, le mie ipocondrie, non ho nostalgia di questa gente. Per esempio, prosapia di una cattiva educazione tramandata di generazione in generazione per persone degenerate. Invece si è ingenerato in me, diciamo, un rinascimento monumentale. Io non mi voglio vendicare di queste persone abiette, losche, criminose, delinquenziali, vili, vigliacche, compadri che si credono virili. Ma dicevo, io ho la mia musa, Lancia, ereditata da mio padre, e sono ispiratore di vivere senza soffocare, diciamo, a differenza di questi personaggi, in vite abitate su se stesse, ripiegate su afflizioni interiori mai curate, vite mai cicatrizzatesi dalle loro ferite, dai loro dilemmi esistenziali mai sanati. Ora, io sono rinsavito, no, sono tornato a me stesso in forma poliedrica, io sono versatile. Ci
c'è gente che scappa via, corre, è fuggevole, la corsettina, e queste persone, diciamo, corsare proprio a volermi acchiappare, rincorrere, ma non sono Leo DiCaprio di Catch Me If You Can, prova a prendermi. Andrebbe spiegato questo dottor Balanzone, che è dottore di niente, perché a differenza di mio padre non è laureato, io non lo sono laureato, ma ho meritato il mio spazio culturale, intellettualmente elevato, grazie alla mia sofisticatezza, intelligenza innata da uomo rinomato. Allora, costui chiese la pensione anticipata a 50 anni, partiamo col dire questo e parliamo col narrarvi la triste storia di questo qui, un delinquente, un deficiente, un demente, e invidiosa a morte. Il mio essere nulla facente, no. Facente è quello che mi va a genio, che più mi pare piace. Se non vi piace, per voi mi dispiace. Sperperava costui le sue giornate abuliche, apatiche, a magnificare Federico Fellini, a rimpiangere la sua giovinezza mai vissuta, perché imputridì, invecchiò, ripeto, precocemente e spaventosamente, e andava al bazar affari e lavorava part time 4 ore al giorno, allevando, poco alleviando, li sgridava, li rimproverava spesso, dei figli poveretti, handicappati, incapaci totali. A volte è meglio la solitudine dell'inettitudine, ma che dire, adesso dovrei andare a Torino, ho incontrato qui una persona, dovrei svolgere il ruolo di comparsa in un film, e lanciatemi gavettoni, ci vuole la gavetta e bisogna sudarsela, non la prugnetta, mie belle fighette, come direbbero a Boulogne. La vita è questa, e la questione, miei saccenti maestrini dei miei coglioni, panzoni, tromboneschi, sì, trombone, è che io me la spasso nella faccia vostra, che dovete prostituirvi, calarvi le brache dinanzi al sottoscritto, perché non avete nella vostra vita effettuato nessuno scritto, mentre se vi recherete sulle maggiori catene librarie online rinverrete molti libri, romanzi, saggi monografici su registi, attori, noir, romance, l'erotismo mescolato, mischiato, mixato, oserei dire, a proposito di musica, di mixer, all'eroismo, all'essere stoici e storici, già scritte la storia, epici, cavalieri intrepidi della propria temerarietà. Non mi spaventate, non mi intimidite, andate a cagare.